quando ci siamo incontrati mi ha chiesto di far crescere questi due ragazzi, metterò a disposizione la mia società per far crescere queste due risorse. Sappiamo che abbiamo a che fare con due giovani e i giovani vanno accompagnati, protetti e quindi indirizzati. Abbiamo, spero, nel breve tempo possibile di conoscerli meglio e quindi eventualmente poter lavorare molto. Quindi speriamo di riuscire, soprattutto per il bene dei ragazzi. Che ragazzi hai trovato oggi al primo allenamento? No, li ho visti abbastanza tranquilli, sereni, i ragazzi erano, e normalmente loro che sono alle prime esperienze professionistiche quindi, di calcio, cioè, quindi di prima squadra, forse non sono abituati a questi cambi in corsi, quindi abbiamo parlato ovviamente, purtroppo sono così nel calcio, possono succedere, quindi cercheremo, ripeto, loro mi hanno dato subito la loro disponibilità, quindi cercheremo quindi di trovare un buon feeling, me lo auguro. L'ultima volta lo Zaccheria per un corso di portieri qui, sei ancora prima invece in campo, forse con Zeman, il Barletta? Sì, da tecnico, sì, due anni fa. 2-0, 0-2. Sì. E invece da calciatore? In un Barletta Foggia 89-90, 1-1, contro la squadra di Zeman, sempre. Serie B. Mi sa che dopo quella partita ha fatto il salto. È stato poi da lì fortuna, è stato obiettivamente. Sì, 1-0. No, 1-1. Gol di List e poi gol di Vincenzi. Poi fare Cagliari. E poi sì, io ero secondo portiere, quindi ho avuto la possibilità, era la terza partita consecutiva che ho giocato. E sono andato bene, ho fatto una bella partita, poi dopo il mister mi ha sempre dato fiducia, poi a fine anno sono andato a Cagliari. Quindi speriamo che mi porti fortuna anche sotto questo aspetto lavorativo. Quale aspetto vuoi trasmettere per primo ai calciatori, magari anche dal punto di vista caratteriale o tecnico? Ma i ragazzi, ripeto, vanno indirizzati e accompagnati, quindi a me piace il portiere, bello, che abbia una grossa personalità, un portiere che parli, che riesca a guidare la squadra, che si faccia sentire il suo peso. Portiere che resta lì passivo, quindi non è il mio tipo, quindi preferisco, quindi devono crescere in fretta i ragazzi. I ragazzi ovviamente, non per colpa loro, ma per queste regole a volte sono messi in condizioni, in queste condizioni e probabilmente non sono ancora pronti per affrontare certe avventure. Quindi grazie alla loro disponibilità e quindi soprattutto a loro, anche se riescono a capire che hanno una fortuna tra le mani, perché in questo mondo adesso il giovane può crescere in fretta, che può far subito carriera, viene così. Se c'è questa predisposizione da parte loro, quindi possono raggiungere qualcosa di importante per la loro vita calcistica professionale. E invece come qualità tecniche si è già fatto un'idea sui due portieri, dato che sono comunque diversi anche per sono molto diversi, anche per caratteristiche fisiche ovviamente. Bornile è alto, quindi grossa presenza fisica, quindi, mentre l'altro è più reattivo, quindi di conseguenza sono due tipologie di portieri diversi, però bisogna dare un pregio di uno, bisogna trasmetterlo all'altro e viceversa, quindi anche per quello. Poi c'è la questione che ti faceva riferimento delle regole, no? La questione che poi uno è 94, uno è 93. Come dire, consegnare al tecnico due portieri, possibilmente sempre sereni e in forma, significa dargli una mano sostanzialmente anche a scegliere, a soppesare tutto il discorso degli anni. No? Ovviamente sì, certo. Poi sarà sempre il mister ovviamente che dovrà scegliere ovviamente come scelta finale. Il nostro compito è complementare al tecnico, quindi noi dobbiamo consegnare queste due risorse nel migliore modo possibile. Poi dopo compatibilmente anche alle cose tattiche, quindi poi il mister ovviamente dovrà decidere su questo. È la prima volta che lavora con Padellino oppure sei già No, è la prima volta. Le mie esperienze lavorative sono state gli ultimi 3 anni a Barletta e 2 anni ad Andria. Come tecnico. Io volevo fare una domanda riferendo all'esperienza da calciatore che è stata notevole, ben conosciuta, e quindi adesso da allenatore dei portieri. Beh, sicuramente. Nel ruolo del portiere, fino a che punto è importante la
distinzione anche nel calcio moderno con queste regole qua, del titolare e del non titolare. Fino a che punto la serenità può rasentare nel fatto di impegnarsi di meno perché c'è il posto assicurato, fino a che punto la competitività aiuta, ecco, che può essere retta anche da ragazzi così giovani, come la pensa? Sì, sì, no. Beh, sicuramente quando in una squadra c'è una gerarchia, ovviamente, sì, quindi se, allora, anche se sono due giovani, io penso che bisogna dar fiducia, quindi creare un'alternanza di prestazioni significa bruciare i due portieri, per il mio modesto avviso. Quindi ci sta una linea guida, quindi un titolare e uno a disposizione. Però l'importante è non far sentire chi non sta giocando in quel momento che è un secondo, assolutamente no. Quindi bisogna lavorare anche a livello mentale e più sull'altro, quindi bisogna compensare il lavoro, quindi differenziarlo a volte anche in queste case. Il preparatore dei portieri è un po' una figura tipica nel mondo del calcio, che è un gioco di squadra, ma è come se fosse il preparatore di un atleta che fa uno sport individuale, perché in effetti poi non bisogna curare soltanto l'aspetto tecnico, ma bisogna sapere essere anche dei motivatori, quindi è una figura molto, molto importante nel mondo del calcio. Penso che sia, era una figura che è sempre mancata, parlo tempo addietro, anche se la nostra figura ancora non è ancora riconosciuta a livello di federazione. Noi facciamo, noi siamo abilitati, abbiamo fatto corso a Coverciano per essere preparatori, però non abbiamo un albo. Quindi è una contraddizione. Tutti gli staff nazionali hanno un preparatore, però non abbiamo un albo. Quindi, però è una figura che a mio avviso è complementare, che mancava. A mio avviso è importante, ovviamente, perché io, avendo giocato sempre, per me il mio punto di riferimento è stato sempre il preparatore, anche se io l'ho avuto a un'età già avanzata. Io a 21 anni ho avuto il primo preparatore. Però è una figura, almeno per me da giocatore, quindi spero che per gli altri sia così, se in questo caso io divento importante per loro, una figura dove loro possono avere tutto, quindi trovare consigli, quindi sfogare, tutto, avere un rapporto quasi empatico. È un lavoro a mio avviso importante, non perché sia un preparatore, però penso che uno staff manchi, è una figura che ultimamente si fa notare di più. E anche nei settori giovani sarebbe importante? Penso proprio di sì. Che sia anche qualificato? Penso proprio di sì, penso, perché per la crescita, appunto, con queste nuove regole, io credo che il ragazzo quindi debba accorciare i tempi, e quindi soprattutto nel settore giovanile bisogna già prepararli a questo tipo, perché purtroppo statisticamente anche parlando, appena questi ragazzi non sono più under, molti si perdono, purtroppo, sì. Ed è un peccato, perché ci sono risorse, sono risorse importanti per le società, quindi ci vuole anche tanto lavoro nel settore giovanile, però si entra in altri campi, molto particolari.